arriviamo a testimoniare quello che questi ragazzi stanno facendo. Ecco qua, qua volete vedere già come si sbiadisce. Ci vuole niente per con una bomboletta di 3 euro a danneggiare un monumento di questa portata. Ci vediamo salvatore della protezione civile. Ma ci vuole invece tanto poi per far sì che questo torni di nuovo. Signor sindaco e signor assessore, buongiorno a voi. No, non ciao, buongiorno. Però io voglio fare, se è possibile, due domande a entrambi, visto che vi trovate qua. Visto che, diciamo, noi sappiamo per certo che questo monumento già diverse volte è stato oggetto di questi atti da parte di questi piccoli vandali, perché possiamo considerarli solamente piccoli vandali. Grandi vandali. No, sono piccolini di età. È brutto, grande il gesto offensivo. Assolutamente. Ma abbiamo mai adottato delle misure atte a sopprimere questo? Quindi ci sono queste telecamere che... Su questo stiamo... Noi sappiamo, ce n'è una lì, una qua. Adesso stiamo lavorando. Sono attive in questo momento. Stiamo verificando il funzionamento ed eventuale la sostituzione per la migliore risoluzione. C'era un problema lì... Di trasmissione dati, c'era un problema anche delle piante che erano cresciute troppo e quindi abbiamo provveduto innanzitutto a pulirle tutte e due. Vedi, se noti, sono adesso tutte e due con il campo libero. Abbiamo un problema di trasmissione dei dati e di risoluzione, ma penso che per lunedì mattina c'è la ditta che viene a fare la manutenzione. Quindi da ora in poi possiamo dire che terremo sotto controllo questi atti. Da oggi la parte di che funziona già è operativa per il controllo. Va bene, lo speriamo, perché abbiamo solo questo. Guarda, quindi... Donato, il fatto che oggi siamo qua, il fatto che ci siano le associazioni, siano le persone che volontariamente stanno facendo questa attività di pulizia, dimostra una cosa: questo è un atto di amore verso la città. Assolutamente sì. È un gesto simbolico che ha il significato di dimostrare che noi dobbiamo amarla questa città, tutti quanti, che invece chi fa queste cose è solo un gesto di odio verso la città, verso gli altri cittadini, e noi sappiamo che poi alla fine l'amore vince sempre. Quindi noi adesso facciamo questa cosa, poi proveremo naturalmente a pulirlo quanto meglio possibile, faremo il sistema di controllo che sia quanto più efficace possibile, e poi un giorno qualcuno lo becchiamo. E poi dopo vediamo, perché l'amore deve vincere sempre.